mondo è fatto di forme, di dimensioni, bidimensionali o tridimensionali. E questa, cari amici di Italiano per Tutti, è la lezione per spiegarvi quali sono e come si chiamano le forme nella lingua italiana. Andiamo subito, ovviamente, alla slide principale, che è quella che dà il titolo e che dice 165 le figure geometriche. Quindi parliamo di geometria, parliamo di tutte quelle figure che compongono un po' il mondo: il rettangolo, il cerchio, la sfera, il cubo, il quadrato, e partendo però da quello che è la base, cioè il punto. Vediamo subito alla prima slide che cos'è il punto. Semplicissimo. Le figure geometriche. Il punto è un punto, cioè è una figura, in realtà è una figura, anche se non ha dimensioni, perché vive dentro se stessa in un punto. Se mettiamo insieme tanti punti e li congiungiamo in linea uno dopo l'altro, trasformiamo il punto in una linea retta. Questa è una linea retta. Ecco, questi trattini che vedete significa che la linea retta è infinita. La linea retta è infinita sia da un lato che dall'altro. L'unione di tantissimi punti infiniti crea la linea retta. Ma se mettiamo più di una linea retta, ne mettiamo almeno due, quelle che vedete sotto sono due linee rette che si chiamano P e Q, e queste due linee rette non si incontrano, non si incrociano, perché viaggiano alla stessa distanza fra loro, e queste sono le linee parallele. Parallele significa che viaggiano esattamente alla stessa distanza l'una dall'altra. Se invece le linee si incrociano, e anzi le linee si incrociano esattamente con una forma, diciamo, a incrocio, esattamente come quello per delle strade, l'incrocio stradale tipico, ad angolo retto, allora queste linee si chiamano perpendicolari. Perpendicolari significa che si incrociano esattamente con una croce perpendicolare, dove l'angolo che si forma in tutti i lati è di 90 gradi, l'angolo retto. Andiamo subito a vedere gli angoli, come si misurano gli angoli nella lingua italiana. Probabilmente molto simile a tutte le altre lingue, ma ovviamente ci sono termini diversi. Altra slide. Gli angoli sono dopo, ecco, bisogna parlare prima delle linee, ancora un pochino più delle linee. Allora abbiamo la linea curva. Quando la linea non è retta ma crea una parte di semicerchio, allora abbiamo dal punto A al punto B, abbiamo una linea curva. E poi abbiamo una linea spezzata, quindi una linea che è un insieme di tanti pezzi di linea, quindi tanti pezzi generano una linea spezzata. Questi pezzi, ognuno di questi pezzi A, B, B, C, C, D, D, E, sono dei segmenti, e cioè sono delle parti di linea retta. Quindi se prendo una linea retta da un punto ad un altro, ho un segmento di linea. Ma se metto in realtà più linee spezzate insieme e alla fine congiungo l'ultimo punto E al punto A, allora l'unione di queste linee genera un piano. Un piano che ovviamente è una forma bidimensionale, ovviamente in questo caso, che ha una superficie, un'area, un piano, come se fosse una piazza di un paese. Un piano, ecco che qui ci siamo, ha ovviamente al suo interno degli angoli. Abbiamo parlato prima di angoli e andiamo a vedere alla prossima slide gli angoli. Gli angoli sono misurati in gradi e vanno da 0 gradi a
360 gradi. Prima di tutto vi dico che questo strumento che vedete qua sopra si chiama goniometro e serve, posizionandolo sull'angolo e calcolando, serve a misurare i gradi dell'angolo. Quindi se io posizionassi il goniometro su questo angolo, vedrei che esattamente da questa linea a questa linea l'angolo è retto. L'angolo è retto quando è di 90 gradi. Ma se l'angolo è più piccolo di 90 gradi, 60, 30, 20, allora questo angolo si chiama acuto, angolo acuto meno di 90 gradi. Se invece l'angolo è più grande di 90, allora questo diventa ottuso, quindi acuto più piccolo e ottuso più grande. Se invece l'angolo è il doppio di 90, quindi si estende per oltre la sua parte fino a, diciamo, far diventare questa estensione di linea una linea retta, perché vedete che questa è una linea retta, si forma un angolo piatto. Un angolo piatto è 180 gradi. Ma se giro ancora una volta e faccio il doppio del doppio di 90, passiamo da 180 a un angolo giro e quindi 360 gradi. Il goniometro qui sopra è la metà, quindi è un angolo piatto, perché vedete che la misura è 180 e non può misurare più di 180, però ci sono anche i goniometri da 360 gradi. Più di 360 gradi non c'è, si può calcolare, però diventa ovviamente una moltiplicazione di più volte l'angolo giro, quindi facciamo più di un giro. E questi sono gli angoli. Le figure piane, abbiamo detto, unendo tanti segmenti mi trovo a costruire delle figure. Allora la più semplice è l'unione di tre segmenti. Se ne unisco due esce un segmento, ma se ne unisco tre insieme esce quello che si chiama triangolo, e cioè triangolo vuol dire tre angoli. Qualsiasi sia la dimensione di questi angoli, ad esempio quello scaleno, il triangolo scaleno è il più, diciamo, banale, il più semplice. Perché? Perché ha gli angoli a caso. Quindi l'importante è che per essere un triangolo abbia tre segmenti o tre lati. Lo disegno come voglio, devono essere dei segmenti retti. E questo è un triangolo scaleno. Il triangolo scaleno è quello che ha tre lati, indipendentemente dalla dimensione dell'angolo stesso. Partiamo dal primo. Se questi tre angoli sono uguali, anche i tre lati sono uguali e il triangolo si chiama equilatero, perché vuol dire che i tre lati si equivalgono, cioè significa che i tre lati sono uguali. Quando la dimensione dei tre lati è uguale, la dimensione dei tre angoli è uguale, vi dico, ogni angolo in questo caso sarà 60 gradi, perché di geometria me ne intendo un po'. L'interno, gli angoli, la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi. Quindi anche in questo caso qua, vedremo, è diverso. In questo caso si chiama triangolo rettangolo, perché il triangolo rettangolo ha un e uno solo, non di più, angolo retto. Quindi in questo caso l'angolo retto sappiamo che è di 90 gradi e il triangolo in questo caso si chiama rettangolo. Sono per certo da dire, posso dirvi per certo che questo angolo è di 90 e la somma degli altri due farà 90, perché il totale deve essere 180 gradi. Un altro e ultimo tipo di triangolo, non credo ce ne siano altri nella geometria di base, si chiama triangolo isoscele. Isoscele vuol dire che ha due lati uguali. Quindi quando ci sono due lati uguali significherà che questi due angoli sono uguali, il terzo lato, il terzo segmento è diverso dagli altri due, altrimenti sarebbe equilatero. Ovviamente può essere più piccolo o più grande degli altri due, in questo caso è più piccolo, ma sappiamo che isoscele significa
con due lati uguali. Questa è la, diciamo, la scelta fra i triangoli. Le altre figure sono forse quasi più semplici. Beh, un'altra molto ad esempio semplice è il quadrato. Il quadrato qui iniziamo ad avere non più tre segmenti, ma averne quattro. Quindi quattro segmenti uniti insieme, quattro lati uguali, con ovviamente gli angoli retti, ok? Formano un quadrato, quattro lati uguali e quattro angoli retti, angoli a 90 gradi, formano un quadrato. Se invece abbiamo a due i lati uguali, e cioè AB uguale a CD e AD uguale a BC, abbiamo quello che si chiama rettangolo. Avrà sempre i quattro angoli retti, ma avrà i lati, i segmenti uguali a 2 e a 2. Ok? Se invece l'angolo non è più retto, allora in questo caso il quadrato, il rettangolo, non sta più in diritto, ma inizia ad inclinarsi. Allora, quando il rettangolo o il quadrato va a inclinarsi, iniziamo a parlare di parallelogramma. Questi sono tutti termini derivati dal greco o dal latino, di studiosi ovviamente che hanno poi iniziato la storia della geometria classica e l'hanno portata ovviamente fino all'italiano, passando dal latino. Il parallelogramma ha, vedete, i lati uguali a due con gli angoli non retti. In questo caso è praticamente un rettangolo inclinato da una parte. Vado prima a questo. Se abbiamo invece tutti i lati uguali, allora parliamo di rombo, ok? E in questo caso il rombo è un quadrato schiacciato su un lato, quindi abbiamo in realtà quattro lati identici, non abbiamo gli angoli di 90 gradi, li abbiamo due ottusi e due acuti, come abbiamo visto prima. Questo si chiama rombo. Se abbiamo, passo dal trapezio che poi il cerchio lo facciamo per ultimo, se abbiamo invece un rettangolo che ha un lato diverso dall'altro, ma con questa forma, con due lati principali, il lato superiore, il lato inferiore, la base, paralleli, perché ovviamente in questo caso sia il quadrato che il rettangolo, che il parallelogramma, che il rombo hanno i lati a due anche paralleli tra di loro, nel trapezio rimangono due lati paralleli e due no. Quindi il trapezio si chiama trapezio perché la sua forma è trapezoidale e ricorda ovviamente quella di un trapezio, di un circo, di per sé poi è stato nominato per la forma che ha la figura geometrica, ma perché anche ha due lati paralleli e due no. Sarebbe una specie di triangolo troncato con quattro lati, ok? Non importano le dimensioni, non importano le inclinazioni degli angoli, il suo nome è sempre comunque trapezio. Il cerchio è l'ultima figura piana semplice ed è ovviamente una circonferenza. La circonferenza è, diciamo, la linea che chiude il cerchio. Sapete che il cerchio in realtà è un punto circolare che ha la stessa distanza dal centro. Questa linea tratteggiata del cerchio si chiama raggio, il raggio del cerchio. Se raddoppio il raggio, tutta la lunghezza da un'estremità all'altra del cerchio si chiama diametro. Il diametro del cerchio è il doppio del suo raggio. Il raggio del cerchio ha la stessa distanza, ovviamente ha la stessa dimensione,
per tutta la sua circonferenza del cerchio. Quindi è in questo caso, come abbiamo detto all'inizio, un punto messi uno di fianco all'altro generano una linea retta, invece un punto che circola, quindi che gira intorno a un punto centrale, genera un cerchio. Prossima slide. Quando aggiungiamo al nostro quadrato, che sia rettangolo o altro, un lato in più, abbiamo visto, a parte il cerchio, abbiamo visto tutte forme parallelepipedo, parallelogramma, scusate, rombo, trapezio, rettangolo e quadrato, abbiamo visto tutte forme con quattro segmenti, quattro lati. Quando aggiungiamo un lato in più, abbiamo quello che si chiama pentagono, quindi cinque lati si chiama pentagono. Quando continuiamo ad aggiungere dei lati uno dopo l'altro, poi a un certo punto si smette perché non c'è ragione, però fino a 10 li abbiamo nominati in questo caso, poi sicuramente la geometria avanzata sicuramente ne aggiungerà degli altri, però impariamo questi di base perché sono già difficili. Quando aggiungiamo un altro lato al pentagono abbiamo l'esagono, 6 lati, poi abbiamo l'ettagono, 7 lati, poi abbiamo l'ottagono, 8 lati, poi abbiamo l'ennagono, 9 lati, e poi abbiamo il decagono, 10 lati. Ovviamente sono un po' complessi, sono figure che vengono utilizzate meno nella geometria e anche meno ovviamente nel parlato. Arriviamo forse a parlare di pentagono alle volte, forse esagono per alcune forme che sono più naturali, come ad esempio gli alveari delle api sono di forma esagonale, è una, diciamo, una forma abbastanza ancora naturale l'esagono. Quando poi aggiungiamo più lati, l'ettagono, quelli che sono dispari non sono molto naturali, forse l'ottagono, però poi non ha proprio più senso neanche forse ricordarli, l'importante è sapere che esistono. Le figure solide, tutte queste viaggiavano su un piano, su una superficie piana, queste sono solide, cioè vengono estrapolate dalla superficie piana, come ad esempio il cubo. Il cubo è l'evoluzione, diciamo, di un quadrato. Se prendo un quadrato e lo estraggo dalla sua base, diciamo, genero un cubo. Il cubo avrà ovviamente tutte le facce della stessa dimensione, della stessa superficie e tutti gli angoli retti internamente. Se allungo questo cubo avrò alcuni lati diversi dagli altri, però diciamo che il parallelepipedo è l'evoluzione del rettangolo, è il rettangolo estruso dalla sua base. Poi abbiamo il cono è esattamente quello che succede se prendo il centro del cerchio e lo trascino verso l'alto, tutte le sue forme ovviamente andranno a congiungersi verso un punto centrale. Il cono ha molto la parvenza di quello che è un abete natalizio, ad esempio, fa un po' ricordare questo. La piramide, e si chiamano piramidi quelle egizie perché hanno questa forma geometrica di una figura solida, perché che cosa sono? Sono un quadrato di base con il centro del quadrato estratto verso l'alto, quindi si formano queste quattro figure triangolari e la struttura è quella piramidale, quella di una piramide. Se invece di estrarre, per quel che è successo al cono, di estrarre il centro della circonferenza del cerchio, estrapolo tutta la circonferenza verso l'alto, creo quello che è un cilindro. Il cilindro è l'estrapolazione tridimensionale di un cerchio, quindi il cerchio estratto crea il cilindro. E la stessa cosa succede invece se faccio ruotare in più dimensioni
il cerchio sul punto centrale, lo faccio ruotare in una direzione o anche nell'altra, genero una sfera. Tutti i punti della sfera saranno sulla sfera, saranno equidistanti, quindi avranno la stessa distanza dal punto centrale, esattamente come succedeva nella forma bidimensionale del cerchio. Andiamo a vedere quali sono le misure, come si misurano queste forme. Allora, prima di tutto, ve l'ho già detto più volte, il segmento che ovviamente compone una forma si chiama lato. Il lato, ogni lato, in questo caso è un quadrato, sappiamo, questo quadrato ha quattro lati uguali. Se vado a misurare questi quattro quadrati, questi quattro lati, scusate, li vado a misurare uno per l'uno e li sommo, faccio la somma di ogni, il totale delle misure di ogni lato, avrò un lato, in questo caso un quadrato, avrò un lato moltiplicato per 4 e quello si chiama perimetro. Il perimetro è la misura dei lati di una figura, che sia quadrato o che sia qualsiasi altra figura, pentagono, rettangolo, rombo, ok? La superficie interna, quindi quanto è grande la superficie di una figura, si chiama area o superficie e si misura facendo un lato, in questo caso per il quadrato, per il rettangolo è abbastanza semplice, un lato moltiplicato l'altro lato e si trova l'area di una superficie. Ecco, i lati hanno però anche un nome diverso. Se si trovano orizzontalmente sotto si chiamano base, la base è quel lato sul quale la figura appoggia. Base per, diciamo, moltiplicato altezza, questa è l'altezza, quindi una figura si spinge verso l'alto e questa si chiama altezza. Base per altezza, in questo caso base per altezza mi dava la superficie. E il lato B sarebbe quello che si chiama diagonale del rettangolo. Adesso qui non c'è scritto altezza, base e la congiunzione fra C e B, cioè il lato B, si chiama diagonale. Magari è anche troppo complicato. Nel cerchio abbiamo invece la circonferenza. La circonferenza è per il cerchio quello che il perimetro è per il qualsiasi altra figura con dei lati retti. Quindi in questo caso la circonferenza è la misura della linea che ovviamente compone il cerchio. Abbiamo il centro del cerchio, come abbiamo già detto, abbiamo il raggio, che è la distanza fra il centro e la circonferenza, e abbiamo il diametro, che è la distanza fra un punto della circonferenza e l'altro opposto, cioè il doppio del raggio. Nelle figure solide abbiamo più o meno la stessa struttura, ovviamente abbiamo una dimensione in più perché le figure piane hanno due dimensioni, le figure solide hanno tre dimensioni, e quindi delle figure solide dobbiamo calcolare, oltre che la superficie semplice, dobbiamo calcolare anche quello che si chiama volume, cioè quanto occupa. Se io ho una scatola qui davanti a me, questa scatola occupa un volume, dentro quel volume ovviamente ci può stare solo una superficie, un corpo, diciamo, e il volume è lo spazio occupato da una superficie solida. Il volume è lo spazio occupato dalla solida e la faccia è un lato della superficie solida. Immaginiamo di avere un cubo qua davanti a noi. Un cubo avrà 1, 2, 3, 4, 5, 6 facce e sotto avrà ovviamente un'occupazione dello spazio che si chiamerà volume del cubo. Penso che questa fosse l'ultima slide.
È una lezione abbastanza complicata, ma non così approfondita, abbastanza semplice. Se non avete capito dei termini, non sono tutti semplici e immediati. Magari c'è da dire che alcuni italiani già non ricordano alcuni di questi termini, quindi se non conoscete, non è ovviamente la vostra lingua nativa, vi chiedo, vi dico, vi suggerisco, riguardate il video perché può farvi solo bene. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per i vostri commenti come sempre, vi chiedo come sempre un like, un seguimi sul canale, abbiamo fatto 164 lezioni prima di questa, ne faremo ancora tante altre e ci sono tanti argomenti già fatti e tanti argomenti che ovviamente faremo nuovi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube, ovviamente ci state seguendo, se avete delle necessità, dei problemi, mi raccomando, voi scrivete perché noi prima o poi vi risponderemo. Ci vediamo nella prossima lezione di Italiano per Tutti. Ciao!